Buongiorno a tutti amici di Visione TV, ve lo avevamo promesso e da qua al 5 novembre avremo ogni settimana con noi Gianmarco Landi a commentare e analizzare che cosa sta accadendo per le presidenziali americane. Ciao Gianmarco, buongiorno. Ciao Enrica e buongiorno a tutti i Visione TV spettatori. Ben ritrovato. Allora, partiamo a bomba perché gli operatori di mercato sono convinti che Donald Trump vincerà le elezioni presidenziali, appunto in programma negli Stati Uniti il 5 novembre prossimo, e c'è stata una dichiarazione particolare a Bloomberg che ha intervistato il miliardario Stanley Druckenmiller. E noi partiamo da qua. Innanzitutto, chi è questo Druckenmiller e come mai queste dichiarazioni particolari? Sì, Druckenmiller è un personaggio perché ha gestito per 10 anni i soldi di Soros, quindi parliamo di un uomo profondamente addentro al potere che ha dominato l'umanità, perché chiaramente solo un miliardario e un uomo di sistema poteva gestire i soldi dell'altro miliardario Soros, cioè di colui il quale è artefice di colpi di Stato, di speculazioni. E anche di guerre scatenate. E cosa ha detto di significativo quest'uomo? Ha detto che non si può affermare il fatto che Trump diventi presidente, perché è molto poco probabile la vittoria della Harris, ma soprattutto l'idea che ci possa essere una vittoria di Harris, che chiaramente non sarebbe legale dal mio punto di vista. Voi sapete che io non do nessuna possibilità alla Harris di recuperare i voti di svantaggio che ha con Trump. Una vittoria di Harris e un congresso che comunque sarebbe di segno opposto, quindi Make America Great Again, renderebbe nulla, quasi nulla, una presidenza, perché verrebbe, così come quella Biden, strappata con la forza di voti ottenuti forzando le norme logiche. Io ricordo ciò che è successo in California, dove c'è stata addirittura una legge dello Stato della California che rende illegale richiedere i documenti di identità. Quindi se uno va a votare in California non gli si può chiedere il documento di identità, bisogna andare a fiducia. Questo è veramente fuori da ogni logica, perché uno può riempire le liste elettorali di nominativi. Ovviamente poi queste persone non andranno a votare, andrà a votare una persona che magari farà più volte il voto presentandosi e dichiarando come nome di essere Pinco Pallo piuttosto che Pinco Pallino. Quindi voi Gianmarco, lo capite? sai che la scorsa settimana, quando già ci avevi raccontato questo, oltre insomma a sorprendere molti nostri spettatori, è scoppiata un po' una baruffa nella chat perché alcuni insomma non ci credevano, hanno messo in discussione. Hai voglia di raccontare un po' meglio questa modalità? Poi ovviamente Sì, proseguiamo io. e troviamo Andrà che mille. Allora, praticamente sembra, diciamo, assurda questa cosa, io lo capisco, però in realtà i democratici e i repubblicani possono presentare una lista di loro elettori. Ovviamente, dicono, ad esempio, Enrica Perrucchietti andrà a San Francisco a votare alla scuola Pinco Pallo. Bene. La logica qual è? Che si presenta poi Enrica Perrucchietti, fa vedere che si chiama Enrica Perrucchietti, mostrando un documento di identità e va a votare e vota. Bene, questa modalità è per una questione di norme assolutamente assurde che la California ha approvato, e quindi non è, io, non è, cioè io capisco che possa sembrare strano, però basta indagare. Cioè, voi indagate e vedrete che è stata fatta questa normativa assurda. Può succedere che ci siano più voti perché automaticamente una persona vota come Enrica Perrucchietti, Francesco Toscano, che so, Giorgio Bianchi, vota al posto di queste persone. Ovviamente il concetto, guardate il concetto, è chiaro che Enrica Perrucchietti è donna e può andare a votare solo per una donna, no? Però la modalità è Io mi questa. potrei autopercepire Francesco Toscano, per esempio, Vabbè, questa è un'esagerazione che magari si potrebbe anche ovviare, perché tu ti puoi percepire non un'altra persona. Il problema è che tu vai a votare
non devi dare il documento di identità, devi dire io sono Pinco Pallo, che è una cosa totalmente assurda. Così come le modalità di voto postale l'altra volta sono state assurde, perché in pratica sono state conteggiate masse di voti anche dopo la chiusura delle urne, semplicemente perché sono stati inviati a casa delle persone, in realtà non a casa delle persone, ma in centri di raccolta voti, richieste di voto postale. Queste richieste di voto postale poi sono state votate senza che ci sia stata il riscontro, la marcatura, cioè la verifica che la persona effettivamente titolare di quella lettera che dentro conteneva una scheda fosse lei a aver aperto la scheda e aver votato. E quindi sono truffe che si potevano fare con la compiacenza degli uffici postali. Questa volta, in uno stato come la California, si è andati oltre, perché si è tolto alla radice questo problema, dicendo che d'ora in poi è scorretto chiedere i documenti di identità per andare a votare, che è una cosa fuori c'è da qualsiasi logica, perché è un incoraggiamento alla truffa. Cioè io potrei, cioè teoricamente, se mi presentate, se io sapessi che nella scuola Pinco Pallo c'è John Wayne che va a votare, bene, mi presento lì, io sono John Wayne, c'è nella lista? Sì, sono nella lista perché ho dato che sarei venuto a votare qui. Bene, voto, adesso voglio votare. E ci va il documento non me lo potete chiedere voi, perché per legge non me lo potete chiedere. Va bene, mi danno la scheda. Voto e automaticamente il voto è stato conteggiato. Mi sono spiegato? Quindi è un passo ulteriore a quello delle schede postali, perché prima le schede postali venivano inviate via posta e quindi potevano esserci delle truffe con la compiacenza degli uffici postali, no? E noi sappiamo che la posta in America è controllata dalla House. La House ha una struttura molto piramidale dagli ultimi 20 anni, 10 anni. Nancy Pelosi avrebbe potuto ammannire una frode come questa. E secondo me l'ha fatta perché ha coinvolto gli uffici postali. Oggi non si può più fare questa cosa. Cioè, il voto postale è molto difficilmente truccabile in massa con masse di voti. Però in alcuni stati, come ad esempio la California, hanno risolto il problema in un modo secondo me folle, assurdo. Solo analfabeti funzionali possono non capire la follia di questa democrazia, che non è più una democrazia, è un teatrino. Cioè, è una notizia diffusa dai media mainstream che non si può più chiedere i documenti, io, per quando uno va a votare. Non è che Sì, me lo no, sono no, ma inventato io. figurati, no, ma io infatti ti chiedevo solo una delucidazione, no, perché non mi fidassi di te, ma perché c'erano diversi, insomma, avevi intercettato diversi commenti e quindi mi sembrava E giusto. poi i commenti sono giusti, perché io dovrei provare che le persone che vanno a votare poi stanno facendo la truffa. Però come farei a provare una roba del... Nessuno può provarlo. Come si fa a provare che è tutta una truffa? Esisterebbe una prova logica, secondo me. Però con quale procedura si stabilisce poi che John Wayne non è andato a votare, se nessuno ha riconosciuto chi si è presentato a votare? Cioè, non so se mi sono Certo, spiegato. certo. Senti, tornando a Druckenmiller, era interessante questa intervista perché questo miliardario sorosiano ha anche spiegato che comunque non voterà né per Trump né per la Harris, ha definito Trump uno spaccone, ha comunque riconfermato quello che aveva sostenuto in passato rispetto al tycoon, addirittura ha detto che Trump non ha dignità per essere presidente degli Stati Uniti, però comunque ha avvertito che una presidenza Harris, ancorché molto improbabile, sarebbe un male per gli affari. Perché sarebbe un male per gli affari? Allora, sarebbe un male per gli affari perché in questa situazione, ripeto, c'è una onda rossa in arrivo, quindi anche forzare le procedure elettorali oppure far accadere cose strane, tipo ci sono alcuni stati che dicono che anche il giorno dopo o 2 giorni dopo la chiusura delle urne, quindi del super martedì, potrebbe non esserci l'assegnazione dei grandi elettori.
questi sono dei segnali brutti, perché ti fanno capire che c'è qualcuno che in America vuole provare a arginare la presidenza. Trump, non essendo riuscito a ucciderlo l'uomo, potrebbe provare a arginare bloccando, inquinando i meccanismi elettorali e fare in modo che poi alla fine si debba fare un tavolo politico per stabilire i grandi elettori della Georgia piuttosto che della Pennsylvania se devono andare agli uni o agli altri, perché chiaramente poi dopo il meccanismo è qua, facciamo ridere il mondo, troviamo un accordo e stabiliamo chi ha vinto questo stato. Questo può succedere, quindi è plausibile che ci sia in America qualcuno che voglia inquinare il processo elettorale e far vincere, provare a far vincere la Harris. Ma questa cosa non si riesce a fare alla House, sia alla House che al Senato. Quindi una situazione in cui il Congresso sarebbe in mano di Trump, ma la Presidenza, attraverso una forzatura, sarebbe nelle mani di una burattina, di una Harris, che però non riuscirebbe poi a agire concretamente, perché sì, è una burattina, è influenzabile, ma non è un politico di razza. Non stiamo parlando di uno tosto, cioè di un personaggio che effettivamente l'abbiamo vista nei dibattiti, quando viene messa in bocca da un giornalista, si mette a ridere, sghignazza, come facevano quelle studentesse universitarie quando non sapevano rispondere alla domanda, e ridevano, cercavano di rendersi simpatiche. Questo parallelo ti piace, ce l'hai fatto già un'altra volta questo collega. Sì, perché è proprio quello che a me ricorda proprio questo, cioè io ho visto dei dibattiti in cui lei a un certo punto rimaneva due o tre secondi che non sapeva cosa dire, e poi scoppiava a ridere. Non è un parallelo, è un parallelo che è proprio calzante, secondo me. Quindi, perché è un male per gli affari? A questo punto, guardandolo in maniera pratica, concreta, meglio far vincere Trump e provare a fare un accordo per fare in modo di non essere spazzati via, perché il problema in questo momento che ha il settore finanziario è che gli uomini del Make America Great Again, ma più che altro il contesto internazionale, è così a loro sfavore che è meglio trovare un accordo e farsi proteggere da Trump, un po' come questa cosa, è un po' lo stesso discorso che può fare Netanyahu. Cioè Netanyahu sta finendo in braccio a Trump perché è isolato, è in una situazione di effettiva minaccia, si è reso conto che le armi che dovevano arrivare per proteggere Israele dagli Hezbollah non ci sono, perché non ci sono queste situazioni. Allora in una situazione del genere forse è meglio mettere da parte tutti quei burattini come Netanyahu e provare a fare un accordo e a non essere schiacciati. Quindi questa cosa, dal punto di vista opportunistico, un uomo abituato a ragionare in termini di numeri, in termini anche cinici di finanza, la valuta, cioè i 4 anni di Biden non hanno favorito il mondo del capitalismo d'assalto alla George Soros, perché George Soros è stato impedito nelle sue azioni, nelle sue brutture, come sappiamo, ha avuto molto poco gioco durante la presidenza Biden, perché noi sappiamo che la presidenza Biden è stata quella di un uomo di paglia, di un uomo molto debole, anzi molto meno di un uomo di paglia, ha nuociuto. Allora Harris, soprattutto con un congresso totalmente nelle mani di Trump, sarebbe anche peggio. Un mondo che vede profilare un'alleanza come quella dei BRICS, che oltre alle grandi potenze asiatiche coinvolge addirittura la Turchia, coinvolge addirittura il mondo arabo sunnita, perché la dinastia saudita, come sappiamo, è egemone non solo nell'organizzazione del mondo arabo sunnita, ma è significativa in chiave di OPEC, cioè di produttori di petrolio, e noi sappiamo che i valori fondamentali attribuibili al dollaro, cioè i valori nel senso geopolitici attribuibili al dollaro, sono collegati al fatto che i dollari fossero indispensabili per poter approvvigionarsi di petrolio. E quindi voi capite tutta il mondo come si sta evolvendo quando l'Arabia Saudita
decide di sedersi al tavolo dei paesi BRICS e di prospettare altri modi di mandare avanti le grandi transazioni internazionali. E quindi una situazione del genere, una, ripeto, no, non per infierire sulla povera Harris, però anche se dovessero riuscire con i brogli a far emergere la presidenza Harris con un congresso a favore di Trump, che cosa può fare? Cioè, dove può, cosa può combinare? Molto poco, nulla. Anzi, può essere addirittura nefasta per chi cerca di imporsi in questi modi. Senti, è vero che i sondaggi stanno dando in rimonta a Trump, soprattutto in alcuni stati chiave come la Pennsylvania, e se è vero, secondo te perché Harris continua a scendere e Trump in questo caso a salire? Allora, il discorso dei sondaggi va contestualizzato nelle elezioni, perché nel voto di massa, cioè nel voto comprensivo di tutti i 50 stati, effettivamente può accadere che la Harris sia data avanti. Chiaramente è tutto finto, perché se la California, nonostante sia ben noto che Trump non farà campagna elettorale in California, quindi se su uno stato di 35 milioni di abitanti come la California nessuno spende soldi per far vincere Trump o si impegna a far vincere Trump, è evidente che la competizione non ha senso in California, e quindi però avrebbero più gioco facili meccanismi per ampliare i voti, lo stacco con cui Harris vincerà. Quindi magari invece di vincere, che so, 57 a 43, vincerà 70 a 30 percentuali. Bene, ma questa cosa non incide nulla nel risultato, perché la competizione si fa solo in alcuni stati, si chiamano i battleground, perché in alcuni stati, quelli dove effettivamente si fa la differenza per vincere, Trump è sempre stato in vantaggio. I sondaggi che venivano fatti e che davano la Harris in vantaggio erano grandemente scorretti ed erano fumo da gettare in faccia agli allocchi. Perché spieghiamo questa cosa: le elezioni americane le vince chi ha la maggioranza dell'Assemblea dei Grandi Elettori. L'Assemblea dei Grandi Elettori è data dai risultati delle urne presidenziali, e ogni stato contribuisce con un quantum di grandi elettori. Ad esempio, la California ha 55 grandi elettori, ad esempio la Georgia ha 16 grandi elettori, il Texas ne ha 37 di grandi elettori. La somma di tutti i grandi elettori di tutti i 50 stati arriva a 538 grandi elettori. Quindi chi è che diventa presidente? Chi conquista 270 grandi elettori, che è la maggioranza di 538. Allora, cosa è che succede? Come si affrontano le campagne presidenziali? Si fa una strategia, si dice: in California non posso vincere, perché tanto lì, a parte che ci sono delle grandi città piene di gente che vota Dem, tuttavia io non mi impegno, perché c'è il. Ci sono delle contee in mano dei pazzi scatenati che truccheranno le elezioni, faranno vincere in ogni caso la Harris. Quindi io non mi impegno proprio, io Trump dico, no? Dall'altra parte però anche i Dem molto difficilmente andranno in Kansas, in uno stato campagnolo, a fare una campagna elettorale per provare a recuperare 20, 25, anche 30 punti di distacco che hanno. Quindi lì non c'è proprio campagna, sì, ci sono i due nomi, però sulla scheda intendo, però alla fine si sa già che i grandi elettori del Kansas andranno in automatico a Trump. E quindi dov'è che c'è la competizione? C'è solo in alcuni stati, in circa 11 stati, che sono quelli che tutti noi conosciamo, no? La Florida, l'Ohio, la Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada. In questi stati c'è effettivamente la competizione, c'è la guerra elettorale per accaparrarsi i grandi elettori, perché poi l'altra cosa da sapere è che non c'è un sistema maggioritario, non c'è un sistema proporzionale, c'è un sistema maggioritario. Se Trump dovesse battere anche di un solo voto in uno stato la Harris, prenderebbe tutti i grandi elettori e alla Harris andrebbe zero. Quindi non c'entra
i voti che uno prende a livello nazionale, ma c'entra per poter capire chi vinceranno le elezioni, c'entrano quei dati negli stati chiave, negli battleground. Allora, negli battleground, tutte le grandi agenzie che fanno sondaggi, no? Tipo Rasmussen, ad esempio, ne cito una, Gallup, cioè quelli che lo fanno da anni per mestiere e che chiaramente hanno una credibilità da salvaguardare, non hanno mai dato la Harris in vantaggio. Al massimo qualcuno ha detto è in gioco, come è successo in Pennsylvania, lo Stato. Però negli stati chiave Trump ha sempre avuto la meglio. Quindi poi che uno titola il Corriere della Sera, la Harris è arrivata al 48, Trump al 46, che cambia? Cioè non cambia niente nella sostanza politica, la cambia nella percezione della gente, perché si dà la percezione che la Harris sia effettivamente forte, abbia un gran peso elettorale, abbia un grande consenso, ma non ha nessuna chance, perché per poter battere Trump dovrebbe andare negli stati battleground e dimostrare di prendere più voti. E ciò non sta avvenendo, perché in molti stati chiave si sta già votando, quindi non si tratta di sondaggi su intenzioni di voto, si tratta di quelli che in Italia chiamiamo exit poll, cioè di sondaggi su persone che hanno già votato. Quindi gli si dice: tu, Enrica Perucchietti, sei andata a votare? Sì, sono andata a votare. Per chi hai votato? Per Trump, no? Faccio per dire, no? Oppure per Harris. Bene, si fanno quindi le elaborazioni statistiche su voti già espressi. E c'è un'altra cosa da dire: che sui voti già espressi, quindi sulla capacità di organizzare liste elettorali in anticipo rispetto al Super Martedì, che il Super Martedì è il giorno principale dove il 60-65% dei voti viene espresso. Però sui voti già espressi, tradizionalmente i democratici sono sempre stati avanti, e poi nel Super Martedì che hanno preso la mazzata dietro perché i repubblicani hanno recuperato. E allora, se già nel Super Martedì, e in quelli che noi in Italia chiamiamo gli exit poll, dei voti già espressi, si capisce che Trump è avanti, quali chance ha questa Harris di poter vincere? Non ne ha nessuna, se uno conosce il sistema elettorale. Ovviamente io posso essere tacciato di cialtroneria perché dissi la stessa cosa 4 anni fa. Dissi: guardate che Trump ha già vinto le elezioni. Io nella notte dello spoglio, guardate che Trump ha già vinto, perché si vedeva già che aveva vinto. Cosa è successo? Ricordiamolo, quella notte. È successo che gli scrutini sono stati sospesi, un fatto assolutamente assurdo, sono ripresi il giorno dopo, è stata aumentata in due stati la base elettorale, cioè è stato detto: ok, i voti non sono tipo, faccio esempio, 3 milioni 150, ma sono 3 milioni 750, perché sono arrivate 600.000 schede via posta, che sono arrivate fuori dai tempi, però noi non possiamo non conteggiare un voto espresso, perché si tratta sempre di un voto. Poi con quel voto si ha il salto, perché poi il 99% di quei voti arrivati erano tutti per Biden, e quindi poi Biden ha vinto. Quindi io, è chiaro che faccio questi ragionamenti senza considerare fantasie, imbrogli o cose, diciamo, fuori dagli schemi, perché quello che è successo nel 2020, quindi giustificato con il Covid e con il voto postale, è fuori dagli schemi. No, ma certo, ma Gianmarco, poi figurati, noi come Visione Editore abbiamo pubblicato la trilogia di Jooft, Il Furto, dove si parla proprio ampiamente di questo. Senti, prima di tornare a Harris, vorrei chiederti come mai, intanto domando alla regia se ci mostra i video di un video di alcuni comizi di Trump in cui parla sempre più spesso di una nuova età dell'oro, giusto? I video di copertura. Perché? Il tycoon parla sempre più spesso di questa età dell'oro che riguarderebbe l'America, ma non soltanto. Allora, guarda, la questione oro è una delle motivazioni per le quali Trump è così odiato, e ultimamente, avendo io spinto molti italiani a considerare l'idea di convertire parte dei propri averi
in oro fisico o argento fisico, pro quota chiaramente in minima parte, anche io ho potuto osservare come veleni possano essere riversati su di me in maniera alle volte incomprensibili. Perché questa cosa è importante? Perché il sistema finanziario attuale funziona senza ancoraggio all'oro. Il sistema finanziario attuale è stato costruito su due pilastri: la crisi del 29, attraverso la quale Roosevelt in America disancorò tutti i contratti finanziari dall'oro, perché prima le banche avevano un onere, un obbligo, quello di ripagare o in carta moneta, in banconote, oppure nella moneta vera, l'oro, perché la carta moneta in realtà è uno strumento finanziario. La vera ricchezza che i banchieri dovevano garantire era l'oro. Dopo la crisi del 29 c'è stata la guerra, la seconda guerra mondiale, dal 39 in poi, che terminò con gli accordi di Bretton Woods. E negli accordi di Bretton Woods le due elite, quella bianca e quella scura, fecero un accordo dove l'oro era soltanto l'ancoraggio del dollaro. Tutte le altre monete erano disancorate al dollaro, quindi lira, franco, marco, tutte le monete erano disancorate all'oro, e però erano ancorate come valore per dare fissità al sistema, all'oro. Quindi, per poter togliere il potere alla vera elite che comanda il mondo, che è quella dei banchieri, per poter imbrigliare le leve di comando del nuovo ordine mondiale, bisognava, secondo me, agire nella direzione di far ritornare l'ancoraggio fisico alle monete e più in generale alla finanza, che è esattamente quello che sta accadendo e che accadrà grazie ai paesi BRICS, che faranno transazioni d'ora in poi che non saranno più poggiate sul dollaro. Il dollaro è soltanto una produzione astratta di carta moneta o di scritture fatte dalla Fed, ma non c'è die dietro non c'è nulla. Ed è esattamente il motivo per cui Trump è stato sempre alleato di Putin, perché chi conosce le grandi scelte che ha fatto Trump nel quadriennio vede come tutto sia stato congegnato, tutto sia stato articolato e pianificato per poter battere coloro i quali sono i burattinai, quindi non solo i burattini, non solo gli Hillary Clinton della situazione, non solo i Soros, i Bill Gates della situazione o i Fauci, ma i veri nemici che Trump ha individuato e anche Putin ha individuato, sono i grandi burattinai. E perché questi burattinai sono grandi? Perché avevano la possibilità di utilizzare leve finanziarie disancorate dagli aspetti fisici, dall'oro, meramente arbitrari. E quindi questo è il vero, come dire, valore aggiunto di ciò che Trump sta portando nella storia. Io vengo spesso tacciato di essere troppo apologetico, troppo, come dire, quasi in venerazione di Trump, ma non è Trump che io venero. Io venero l'oro, cioè l'idea che la moneta di Dio, perché l'oro è la moneta di Dio, ritorni tra noi a regolare le transazioni e a preservare il risparmio. Perché quando si parla di risparmio minacciato da operazioni finanziarie, quando si parla di inflazione che erode il potere d'acquisto della moneta, si parla di un sistema che è stato costruito artatamente, sganciato dall'oro per uscire da questa dinamica di tutela della fisicità, dell'economia e dei popoli. Senti, prima si parlava di Harris, è sceso un po' nella tana del nemico per un'intervista su Fox News, è stata incalzata per 26 minuti da Bret Baier, i commenti sono stati insomma sicuramente diversi. Fatto sta che oltre a scivolare, a tentennare sul tema dell'immigrazione, è sembrata voler prendere un po' le distanze dall'amministrazione Biden, infatti ha dichiarato: mi ritaglierò il mio percorso. Ci racconti com'è andata questa intervista?
Allora, l'ho vista, sinceramente non l'ho vista approfonditamente perché è un'intervista che ci ho buttato uno sguardo e poi da un po' di tempo a questa parte cerco di non dare più importanza al teatrino politico, ma di guardare i grandi, mi riferisco alla campagna elettorale. Eh no, ma Gianmarco, fino al 5 novembre devi farlo per noi, quindi ti obbligo a No, seguire questo però è teatrino. assolutamente. Allora, la campagna elettorale americana in questo momento è solo cinema, non stiamo parlando di eventi particolarmente significativi. Cioè, il fatto che la Harris vada a fare una intervista alla Fox News, che cosa ci dimostra? Dimostra che Harris va nella cosiddetta tana del lupo. Ma per ottenere che cosa? Per realizzare cosa? Cioè, non è che ha degli argomenti. Cosa sta portando la Harris di così significativo per poter battere Trump? Non c'ha argomenti, non c'ha temi. Deve difendersi. La Harris sta facendo una campagna elettorale in difesa, non ha argomenti, si vuole staccare dall'amministrazione Biden, ma lei è vicepresidente di questa amministrazione. Sì, ma infatti è È quello che assolutamente. stride un po', cioè il fatto di Ma non voler si deve, perché prendere è le una pagliacciata. distanze di una presidenza di cui lei è vicepresidente. Enrica, ma è una pagliacciata. Allora, oggi l'amministrazione Biden è una pagliacciata totale, perché la Harris prende le distanze da un'amministrazione di cui è vicepresidente. Ma Biden, 20 giorni fa, ha dichiarato che in 4 anni non ha mai parlato con il governatore della Fed, con un dollaro che sta praticamente in tracollo. Secondo te è plausibile che il presidente degli americani non parli col governatore della Banca Centrale? Voglio dire, è una cosa che non grida vendetta. Una situazione di guerra, quale quella attuale, sia mediata dall'Ucraina o comunque di alte tensioni e guerre tra Iran e Israele in Medio Oriente. Biden che dichiara di non essere il comandante in capo, dice: guarda, ha dichiarato a un giornalista, io mi attengo a ciò che mi dice di fare il comandante in capo degli Stati Uniti d'America. Questo l'ha dichiarato Biden. Allora, tu capisci che quando Harris prende poi le distanze, prende le distanze da cosa? Dal nulla. Era il nulla come vicepresidente perché non aveva effettivo potere e quindi prende le distanze dal nulla, ma rimane nel nulla perché che cosa dice? Cioè, qualcuno mi deve spiegare, la Harris, come vuole risolvere i problemi di un dollaro che è in tracollo. Qualcuno mi deve spiegare come vuole risolvere il problema che Putin ha già vinto la guerra e può decidere motu proprio anche di cancellare l'Ucraina dalla cartina geografico-politica. Cioè, lei come lo risolve queste cose? Cioè, stiamo parlando veramente di niente. Quindi il fatto che lei faccia un'intervista e provi a giustificare il fatto che gli immigrati, che è un tema molto sentito in America, quando poi si va a scoprire che proprio quegli immigrati che entrano in America sono quelli che votano per lei con dei passaporti e con delle liste elettorali allestite dai democratici in maniera chiaramente fraudolenta. Cioè, parliamo di teatro perché questa non lo so, faccio fatica a starci dietro. È ridicola come cosa. Senti, a Cioè, ci proposito sono. di. Aspetta, aspetta, che a proposito di cinema e di cose ridicole, è tornato lui, Christopher Steele, lo zampino del Russia Gate, insomma, un po' il padre del Russia Gate, che è stato intervistato in Italia da Fanpage, l'ex agente del MI6 che compilò proprio il primo rapporto sui rapporti tra Donald Trump e il Cremlino, torna a parlare di possibili interferenze di Mosca e dichiara che appunto Mosca potrebbe ricattare il candidato repubblicano alla presidenza, che sarebbe in possesso di nuove fonti russe che confermerebbero le interferenze di Putin sulle elezioni in USA, ma che soprattutto l'Italia è un hub di spie. Ti puoi scatenare, Gianmarco? Allora, che l'Italia sia un hub di spie è vero, è assolutamente vero, non c'è alcun dubbio. Li abbiamo anche nella controinformazione delle marionette che vengono mosse dalle spie, quindi su questo non c'è alcun dubbio. Ma che vengono mosse dal Cremlino? Dal Cremlino no, però ad Dai esempio noi abbiamo. cremini? Come?
Cioè, dal cremino, cioè il livello, dai, scusami, addirittura del nostro settore, te li vedi mostri dal Cremlino, Gianmarco. Lo dicono anche noi di Visione TV dopo che abbiamo pubblicato un libro di Vladimir Putin, Ti però. dico una cosa, guarda che non è il caso di Visione TV, ma Vabbè. ci sono delle situazioni che effettivamente non trasparenti. Cioè c'è gente nel nostro mondo che fa il doppio, triplo e quadruplo gioco. È evidente che questo non riguarda Visione TV, perché Visione TV è un organo di informazione trasversale e a me non hanno mai detto di essere un medaglia di tutti i colori, ma non di essere manovrato dal Cremlino, ma di essere un gatekeeper. Quando uno è un gatekeeper vuol dire che è mosso dai servizi segreti, e i servizi segreti vuol dire quindi anche relazioni con delle nazioni, con le ambasciate di alcune nazioni. Il discorso di Steele è veramente significativo della situazione in corso, perché fa un pochino, va a strascico del libro di Woodward, il giornalista, quello dello scandalo del Watergate, che ha calcato la mano sui rapporti effettivamente di grande vicinanza tra Putin e Trump. C'è un fondo di verità, cioè Steele non dice una cosa sbagliata, cioè lui dice che Trump e Putin sono molto vicini. Ovviamente lui cerca di mettere le cose nella direzione che fa comodo a Hillary Clinton, che era la sua padrona, perché Steele era un uomo, ancorché dei servizi segreti britannici, era un uomo vicinissimo alla cordata della CIA di Clapper, che è quella vicinissima agli MI6, e quindi tutta quella cordata di servizi era di Hillary, cioè il capo politico di tutto questo ambaradan era Hillary Clinton, e Hillary Clinton fu quella sconfitta da Trump che pensò nel 2017-2018 di ribaltare la situazione con il Russiagate. Che cosa vuol dire Russiagate? Vuol dire che Trump è diventato presidente grazie all'aiuto di Putin. Io adesso dirò una cosa fuori dagli schemi, cioè una cosa che susciterà un vespaio. È vero, perché i brogli nel 2016 erano stati preparati per far vincere Hillary Clinton, e lei era sicura di vincere mediante brogli. Era sicura che Trump avrebbe avuto più voti negli stati chiave, e aveva costruito tutta una serie di manipolazioni via rete sui macchinari di conteggio dei voti, per uscire lei come vincitrice la sera del super martedì del novembre 2016. Non è successo questo perché, poiché questi meccanismi non si sono stati fatti in America, ma sono stati fatti via satellite, è successo che degli hacker molto bravi, sulla cui nazionalità io penso di avere, ho un'idea molto precisa, che hanno bloccato il piano. Quindi, quando uno mi dice: ma è vero che Putin ha aiutato Trump? Se io dovessi rispondere onestamente, direi sì, ma è sbagliato dire questo, perché bisognerebbe dire che Putin ha impedito i brogli del 2016. E in questo senso, quindi, la rabbia che ha Hillary Clinton nei riguardi di Putin e di Trump è ragionevole dal punto di vista umano, perché lei ha fatto tutta una grande carriera di assassini, omicidi, di cose assolutamente invereconde, anche magari iscritta per bene alla chiesa di Satana di San Francisco, lei, la figlia, ha sopportato il marito che ne ha fatte una più di Bertoldo dal punto di vista sessuale, ha fatto di tutto e di più. Nel momento clou dove avrebbe dovuto suggellare il sogno della sua vita, cioè di diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti d'America, quindi avrebbe potuto attuare un bel Great Reset, avrebbe potuto metterci tutti in riga, noi poveri esseri umani occidentali, in un sistema orwelliano dove lei avrebbe fatto la mamma che ci metteva tutti in riga, qualcuno gli ha fatto trovare un bel piattino. E quindi con le sue regole, con la sua idea di realpolitik, con la sua idea di mondo, lei è stata fregata. Quindi, quando mi dicono Russiagate,
È vero, ma il Russiagate non è veramente lo scandalo. Lo scandalo sono le elezioni presidenziali americane che sono truccate almeno dal 2012. Perché anche sul 2012 Trump disse delle cose, tra virgolette, da matto. Disse che Obama non aveva vinto quelle elezioni. Lui lo disse nel 2012. La notizia è andata sotto silenzio, ovviamente, quando Mitt Romney, che era il candidato sconfitto da Barack Obama nel secondo mandato, era dalla parte del nuovo ordine mondiale, Trump fece la figura del Pisquano nel 2012. Questa è una cosa che non viene raccontata anche nel nostro mondo, ma anche l'elezione del 2012 è stata truccata, perché Obama non è così amato come ci vogliono dare a intendere. Obama era odiato in America, soprattutto l'America profonda, non vedeva di buon occhio Obama. Quindi l'operazione, a me fa molto, sono molto contento che Hoft abbia chiarito con i suoi reportage, ma anche altri hanno fatto dei reportage dove illustrano come le elezioni del 2020 presidenziali siano state truccate. Ma è accaduto nel 2016, cioè sarebbe dovuto accadere nel 2016, è accaduto sicuramente nel 2012. La democrazia non esiste più da anni, la democrazia è teatro, Enrica, è una pantomima. Mi dispiace dirlo in maniera così brutale, perché capisco anche che ci sono delle persone che vogliono influenzare le istituzioni e vogliono partecipare, ma è corrotta dal di dentro. È lo spirito democratico che non c'è più, è solo forma, è solo apparenza. Quindi anche per questo, quando sento dei dibattiti e vedo un personaggio assolutamente inadeguato come Harris oppure Biden, mi rendo conto che si sta facendo un favore per certi versi alla democrazia, perché si rende edotti le persone su una realtà che è anche fastidioso da accettare. Perché richiede coraggio. La democrazia non esiste più, è fuffa, non c'è sostanza, non c'è un esercizio democratico effettivo, non c'è una rappresentanza indiretta. La Harris si presenta a questo appuntamento senza aver preso un voto alle primarie. Con una manovra di palazzo si è stabilito che lei dovesse essere candidato presidente. Si è fatto un tratto di penna a delle norme esistenti, perché in molti stati ci sarà il nome di Harris sulle schede, ma negli stati ci sono delle, in questi, in molti stati delle leggi in cui si può presentare candidato presidente solo chi ha vinto le primarie di legge, perché vengono fatte con leggi le primarie in molti stati in America. Quindi tu capisci come non c'è legalità, non ci sono richieste di documenti in molti stati. Sono meccanismi poco trasparenti con macchinari che conteggiano i voti e che abbiamo saputo dai reportage che sono stati fatti circa le elezioni del 2020, che in realtà queste macchine erano collegate ed erano facilmente collegabili a internet attraverso un cavetto. Quindi bastava mettere un cavetto e un collegamento a internet e con un algoritmo si poteva automaticamente cambiare i conteggi, quindi le contee magari davano, che so, Trump 4,20, Biden 2,80 e giravano i voti. Trump 2,80, Biden 4,20. Lo faceva la macchina questo gioco. Poi alla fine risultava che Biden aveva più voti. Ma queste cose che diciamo sembrano assurde, che cosa sono? Sono una richiesta di coraggio alle persone di prendere in considerazione il fatto che non dobbiamo più demandare il nostro potere di rappresentanza a delle istituzioni farlocche. Quindi c'è una cosa negativa, ma c'è anche una cosa positiva, è uno sprone a non affidarsi alle istituzioni, perché le istituzioni, anche quelle cosiddette democratiche, di democratico hanno solo il nome, e noi in Italia ne sappiamo qualcosa, perché abbiamo avuto per anni un partito che si chiamava Partito Democratico e che in realtà era il più oligarchico di tutti, era il più plutocratico di tutti, per l'esattezza, era quello più legato ai poteri forti, quello che governava senza aver mai vinto delle elezioni. Perché questo è quello che è successo. Questi non vincevano le elezioni e governavano in Italia per anni.
Questa cosa è proprio come dire una corruzione che si è sedimentata negli anni in Occidente. E in America stiamo vedendo l'esplosione di tutto ciò, con Biden, con Harris, con queste modalità di voto che definire cialtronesche è un eufemismo. Per questo non fossilizziamoci sul risultato, ma guardiamoci il film. Comunque sei sempre imprevedibile, Gianmarco, non si saprà mai che cosa risponderai. Fantastico. Va bene. Senti, prima di congedarci, ti faccio vedere questo book trailer, perché pensa che cosa diranno adesso Visione TV, che Visione Editore ha pubblicato il libro di Vladimir Putin in Italia, Le cause del conflitto russo-ucraino. Vediamo il book trailer. Mentre il conflitto tra Russia e Ucraina infiamma l'Europa, il saggio Le vere cause del conflitto russo-ucraino offre un'analisi rigorosa delle radici storiche e culturali che uniscono i due popoli, ora protagonisti di una guerra cruenta che divide l'opinione pubblica e che rischia di condurre a una escalation globale. Le riflessioni del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e degli studiosi delle scienze storiche e filosofiche russe Eduard Popov e Kirill Shevchenko e l'ambasciatore Georgi Varga sulle secolari relazioni russo-ucraine, sulla genesi e sulle prospettive dell'attuale conflitto, mostrano come la rottura tra i due popoli sia la conseguenza di un progetto artificiale, frutto delle aspirazioni egemoniche dell'Occidente guidato dagli Stati Uniti e dalla NATO. Ordina adesso su visioneeditore.it. Gianmarco, voglio un tuo commento, poi ti saluto. Sì, è sicuramente un lavoro, io non l'ho letto, però è sicuramente un lavoro meritorio questo di pubblicare qualcosa che faccia chiarezza, che metta in luce gli aspetti, come dire, evidenti di un conflitto che non nasce nel 2022, ma che ha delle radici che affondano, in realtà anche nella storia, bisognerebbe dire, perché c'è sempre stata una parte della leadership occidentale che ha fatto in modo che la Russia fosse esclusa da certi tavoli, che fosse anche oppressa, e quindi le provocazioni inferte dal 2015 in avanti dai vari regimi scaturiti al colpo di Stato del Maidan, altro non sono che una prosecuzione di antichi disegni. Concludo con una profezia: la Russia avrebbe salvato il mondo secondo alcune profezie. Io penso che le profezie alla fine si avverano, perché se uno andrà poi a analizzare cosa è effettivamente accaduto in questi anni, si andrà a stagliare un ruolo di assoluto rilievo nella storia, sia in questo popolo che nel leader di questo popolo, perché questo popolo effettivamente ha salvato, a mio giudizio, l'Occidente da uno strapiombo in cui saremmo caduti se anche la Russia alcuni anni fa fosse caduta e fosse diventata una, come dire, una cellula obbediente ai dettami dell'elite del World Economic Forum e del nuovo ordine mondiale. Quindi questo libro bisogna comprarlo, non fosse altro che per dare un giusto omaggio, un giusto tributo, un giusto riconoscimento al popolo russo e al leader del popolo russo che hanno dato tanto, secondo me, non solo alla Russia, ma all'umanità. Grazie Grazie, grazie ancora Gianmarco per essere stato con noi. Ci a te, Enrica. vediamo la prossima settimana, mi raccomando, fino al 5 novembre sarai sempre qua su Visione TV. Va bene, aspettiamo i prossimi colpi di scena in questa fiction, perché di tale si tratta, di nome elezioni presidenziali 2024. Meglio di Cosa Biusi. succederà la prossima sera? Non lo so, proveranno a uccidere Trump, Basta, ci sarà dai. qualche amante, qualche rapper che spunterà fuori, ci sarà qualcosa di scabroso, non lo sappiamo. Comunque, a prescindere dalla fine godiamoci questo film. Guardiamolo anche con il dovuto distacco e leggerezza, perché è fondamentale guardare a questi eventi che apparentemente sono drammatici con la giusta leggerezza di spirito.
Allora, alla prossima settimana con gli aggiornamenti da questa soap opera. Grazie ancora per essere stato con me e vi ricordo che potete andare quindi sullo store, sul sito di Visione Editore per acquistare una copia delle cause del conflitto russo-ucraino, il libro di Vladimir Putin, edito proprio da Visione Editore. Vi ricordo, eccolo qua, ecco la copertina del libro che poi presenteremo mercoledì prossimo a Roma in ambasciata. Vi ricordo che potete andare anche sul sito di Visione TV per continuare a sostenere il nostro lavoro, la nostra informazione libera e indipendente. Grazie a tutti per essere stati con noi e buon proseguimento.